Lei ama il teatro. Lei crede di servire l'umanità. Per lei il teatro è una religione, è l'arte con la maiuscola. Per me il teatro d'oggi è routine, pregiudizio, ciarpame. Quando si alza e si parla, e alla luce della ribalta, questi sacerdoti dell'arte sacra, che si pavoneggiano mostrandoci scene, dialoghi di una volgarità sconcertante, e si sforzano di mettere in scena le solite scene, e ci mostrano come la gente mangia, beve, si mette la giacchetta e fa l'amore. Quando da scene e dialoghi di una volgarità sconcertante mi si porta in tavola sempre la stessa cosa, e io scappo, come scappava Maupassant dalla Tour Eiffel, che gli schiacciava il cervello con la sua volgarità. Ci vogliono nuove forme, e se non si trovano, allora niente, meglio niente. Io amo mia madre, le voglio molto bene, ma conduce una vita assurda. Si è messa a vivere con questo scrittore, tutti i giorni il suo nome sui giornali. A volte penso che me parli l'egoismo del comune mortale. Non vorrei che mia madre fosse famosa. Penso che se fosse una donna come tutte le altre, sarei più felice. Zio, che c'è di più stupido, di più disperante di questa situazione? Da lei venivano attori, scrittori, tutti celebri. L'unico ignoto in mezzo a loro ero io. Io solo non ero nessuno. Niente. E loro mi sopportavano solo perché ero suo figlio. Chi sono? Cosa sono? Ho lasciato l'università dopo 3 anni per circostanze, come si dice, indipendenti dalla mia redazione. Non so far niente, non ho soldo in tasca e sono definito nel mio passaporto un borghese nato a Kiev. Già, perché mio padre, prima di essere un noto attore, era un borghese di Kiev. Perciò, quando nel salotto di mia madre tutti questi attori, artisti, si degnavano, bontà loro, di rivolgermi lo sguardo, mi sembrava misurassero la mia nullità. E soffrivo di un'umiliazione tremenda.